Salve amici, oggi prepariamo un'altra ricetta e ho deciso di preparare le mezze maniche con cime di rapa e salsiccia. Un piatto gustoso e molto nutriente ed eccolo qua. Adesso cominciamo la preparazione. Ho bollito le cime di rapa. Mi raccomando, l'acqua non la buttate perché servirà poi per cuocere la pasta. Metto un filo d'olio nella padella, poi voi vi regolerete con la quantità della pasta e delle cime di rapa. Metto lo spicchio d'aglio, un pezzetto di peperoncino. L'aglio si è dorato, lo andiamo a togliere e verso nell'olio la salsiccia sbriciolata e la vado a rosolare. La salsiccia si è rosolata a punto giusto, la vado a sfumare con un po' di vino bianco. Il vino è sfumato e aggiungo le cime di rapa. Le lascio insaporire lentamente. Vado a salare leggermente, perché la salsiccia può essere un po' salata, quindi state attenti con il sale. E continuo la cottura. Stiamo vedendo l'aperitivo. Se per caso vedete che comincia un po' ad asciugarsi, basta aggiungere qualche cucchiaiata di acqua di cottura e continuare a cuocere in questo modo. Allora è il momento di versare, cuocere la pasta. E come avevo detto già prima, l'acqua è quella dove io ho bollito le cime di rapa. Quindi vado a salare leggermente e calo la pasta. Queste sono mezze maniche rigate. La pasta è cotta e adesso la andiamo a versare nel nostro intingolo. Aggiungo una manciata di parmigiano. Salto il tutto e preparo il piatto. E il nostro piatto è pronto. Amici, vi aspetto alla prossima ricetta, un like al video e iscrivetevi al canale. E se vi piace commentate e condividete con i vostri amici, mi raccomando. Un abbraccio e un arrivederci da Franca. A voi tutti, grazie.